Non solo la Formula 1 protagonista di questo weekend dalla Russia, ci spostiamo infatti in Francia, tracciato di Magny-Cours, per parlare del campionato mondiale Superbike giunto alla sua decima tappa. Ai microfoni Matthew Torger, dunque secondo Racing Podcast della giornata, un Racing Podcast che parla del campionato mondiale Superbike e Supersport 600, con degli esiti per la verità contrastanti tra le due categorie. In Supersport il campionato è ancora aperto, mentre si è chiuso ufficialmente in Superbike con due appuntamenti di anticipo, perché il cannibale Jonathan Rea, signori, vince il quinto titolo del mondo consecutivo. Il cannibale nordirlandese va a vincere la gara 2 del campionato Superbike Bike a Magny-Cours, battendo in volata Michael van der Mark e sfruttando anche la caduta di Alvaro Bautista, che ancora una volta non prende punti a sto giro, però per colpe non sue, va a conquistare il quinto titolo consecutivo, superato un altro pilota britannico, una leggenda di questa categoria della Superbike, vale a dire Carl Fogarty, The King, che i titoli li aveva vinti con la Ducati. La Ducati che purtroppo per tutti i tifosi, me compreso, si è spenta nella seconda parte. Bautista non aveva più trovato il bandolo della matassa, come nella prima parte di stagione è venuto fuori quel campione che è Jonny Rea, e questo mondiale dei 5 che ha vinto sicuramente è quello più meritato, perché a sto giro l'avversario c'era, era un avversario competitivo. Il grande campione che è Jonathan Rea ha sempre limitato i danni quando Bautista era dominante in questa categoria, e sfruttando gli errori del pilota spagnolo è riuscito a prima azzerare e poi a mettere un distacco tale da salutare la compagnia. Sono 129 a oggi i punti di distacco tra il nordirlandese e lo spagnolo, e dunque aritmeticamente mondiale concluso con due appuntamenti di anticipo. Suona dunque God Save the Queen, l'inno nazionale nordirlandese nonché britannico, visto che nello motorsport i piloti britannici corrono sotto licenza unica. Ha suonato però invece un inno unico nel suo genere, perché c'è stato un altro evento incredibile e storico in questa tappa di Superbike che passerà alla storia per diversi motivi. Per la prima volta, signore, abbiamo sentito l'inno nazionale della Turchia, la marcia dell'indipendenza in onore di questo ragazzo, Toprak Razgatioglu, uno dei piloti più talentuosi del circuito delle derivate di serie, un pilota anche lui di casa Kawasaki, che però per l'anno prossimo non sarà più nella casa giapponese. Razgatioglu fa una gara 1 sontuosa, riesce a partire quindicesimo, purtroppo per una qualificazione orrenda, però su questa pista il passo del turco è allucinante, riesce a rimontare tutte le posizioni possibili immaginabili, e all'ultimo giro, quando tutto sembrava apparecchiato per la vittoria di Jonathan Rea, gli va a recuperare 8 decimi in un giro, lo infila alla staccata del liceo, alla penultima curva, e taglia il traguardo per primo. E dunque, per la prima volta abbiamo assistito alla vittoria del pupillo di Kenan Sofoglu, l'altra leggenda turca delle derivate di serie. Ma qui parliamo di Supersport, prima vittoria di un turco in una qualsiasi classe regina delle derivate di serie, quindi in questo caso di Superbike. E dunque, ufficialmente abbiamo salutato la prima vittoria di questo grande talento cristallino. I risultati che vedete purtroppo sono aggiornati alla gara 1, ma nelle altre gare Jonathan Rea è riuscito a classificarsi sempre sul podio, secondo anche in gara sprint e primo in gara lunga. Toprak invece va a vincere la prima e la seconda gara, perché Toprak giustamente non pago della vittoria di gara 1, si ripete nella Superpole Race della mattina, e dunque doppia vittoria turca in Superbike. Veramente tanta roba il talento di Toprak, che andrà in Yamaha l'anno prossimo. Ha avuto dei diverbi con la casa giapponese, la Kawasaki, per non averlo schierato nell'autore di Suzuka, e il turco dunque ha pensato bene di andare alla concorrenza. Tra l'altro, il mondiale 2020 della Superbike, adesso che si è chiuso questo mondiale 2019, di fatto sarà molto interessante, perché ci saranno dei cambiamenti molto importanti sia per alcune moto sia proprio per alcuni piloti che andranno via dalle case dove sono adesso. Per esempio Bautista non andrà più a correre con la Ducati, ma correrà con Honda, che avrà una struttura totalmente diversa rispetto a quella di oggi, che era un'Honda fondamentalmente semi-privata, se così si può chiamare, e infatti si vede la differenza rispetto alle altre case ufficiali. BMW avrà due coppie di piloti veramente interessanti, ovvero Sykes e Eugene Laverty. La Yamaha prende Toprak, insomma, tanta carne al fuoco già per il 2020. Concentriamoci però adesso
su quello che è il resto del mondiale Superbike, che avrà due gare, fondamentalmente passerella per la categoria regina, non per le categorie inferiori, sia per la Supersport 300, dove il mondiale è ancora aperto, se la giocano Scott Deroux, l'olandese, e Manuel Gonzalez, lo spagnolo, con Gonzalez che potrebbe già chiuderlo al prossimo appuntamento. In Supersport invece, come dicevo in apertura di questo Racing Podcast, tutto riaperto con un risultato incredibile. La classifica che vedete qui è riguarda il risultato di Portimao, tuttavia va detto che sia Caricasulo che Krumenacher sono caduti nella gara di Magny-Cours, vinta dal francese Lucas Maillat, che dunque vince in casa battendo in volata Isaac Vinales, che è il cugino di Maverick Vinales, il pilota della Yamaha MotoGP, e terzo un sontuoso Ayrton Badovini, primo podio stagionale per l'italiano del team Pedercini, che tra l'altro festeggia la vittoria del campionato europeo di Supersport, vinta da Kyle Smith, per la verità contro pochissimi piloti. Kyle Smith comunque si è ritagliato uno spazio importante, era anche in pole position il pilota britannico in questa occasione, vince comunque un titolo europeo che chissà possa farlo tornare nella categoria Supersport. C'erano 10 punti di distacco tra Caricasulo e Krumenacher prima della gara di Magny-Cours, e sono rimasti perché Krumenacher fa un volo della Madonna in curva 6 in uscita e fondamentalmente si ribalta e finisce per le terre. Anche Caricasulo ha una caduta meno rovinosa dello svizzero, dalla curva 13 perde il controllo della sua moto, della sua Yamaha, finisce inizialmente per terra, recupera, va a superare Hartog nella curva 1 all'Estoril, però finisce nuovamente per terra, e dunque il mondiale è rimandato a Villicum e Losail. Dunque Argentina e Qatar saranno fondamentali per i due di Bardal e Van Bross, per la gestione del campionato del mondo, così come sarà importante l'appuntamento di Losail per il mondiale delle 300, ma ne parleremo nell'appuntamento finale del mondiale Superbike che finirà a fine ottobre. Concludiamo ricordando ancora una volta che il cannibale Jonathan Rea vince per la quinta volta consecutiva il titolo del mondo del mondiale Superbike, veramente un campione affermato più volte, conquista la sua quinta stella e veramente si issa e si consacra come uno dei più grandi di sempre in questa categoria. Io che non sono un tifoso della Kawasaki, ma ammiro molto Jonathan Rea e anche il suo modo di guidare, non posso che alzarmi in piedi, applaudire virtualmente il nordirlandese, perché questo è stato veramente il mondiale suo meritato. Purtroppo da Ducatista sono deluso per le mie Ducati, che hanno fatto fatica soprattutto con Bautista una volta che poteva vincere il campionato del mondo. Vedremo cosa succederà nel mondiale 2020, faremo un ultimo riassunto del campionato mondiale Superbike a Losail in Qatar. Superbike tornerà comunque nel circuito di San Juan, Gran Premio di Argentina, che andrà alla sua seconda edizione. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo titolo del mondo vinto da Jonathan Rea per la quinta volta consecutiva. Mi raccomando, recuperate anche il video della Formula 1 sul Gran Premio di Russia, che appunto sto registrando esattamente dopo quel filmato. Il saluto da parte di Matthew Torger, ci vediamo al prossimo video.